Facciamo ciambellone? Facciamo il ciambellone, l'assistente ha detto di sì. Vi sarà capitato in casa di avere qualche rimasuglio di farina, cereali per la colazione, cacao, qualche uovo. Insomma, vi sarà capitato di avere diverse cose. Oggi andremo a fare un ciambellone con tutto quello che, quelle cose che si possono utilizzare per fare un ciambellone che possiamo trovare dentro casa e che magari presi singolarmente non ci facciamo nulla. E adesso che faccio? Siamo da soli, che cosa vogliamo fare? Facciamo un bel ciambellone. Vediamo che cosa ne verrà fuori. Tutto quello che ci serve, che più o meno vi metterò ovviamente la ricetta in descrizione di questo video e soprattutto in video impressione alla fine del video. E gli ingredienti sono 250 g di farina, 250 g di zucchero, 3 uova, 130 ml di olio, possibilmente di semi, 130 ml di acqua, una bustina di lievito e 3 cucchiai di cacao. Il cacao, ovviamente, se i vostri bambini già lo assaggiano, già lo possono mangiare un pochino. Se non lo possono mangiare, non ce lo mettete. In più, che cosa possiamo metterci in più? Come dicevamo, abbiamo qui quel che rimane di qualche cereale da colazione. Vogliamo buttarci lì dentro e vediamo che cosa ne viene fuori. Stiamo preriscaldando il forno a 180 gradi. Lì andremo ad infornare tutto quanto il nostro preparato per 40 minuti, 20 minuti. Vabbè, non me lo ricordo adesso. Ve lo metto in descrizione perché lì è più precisa la cosa. Procediamo. Tieni. Attacco. Allora, andiamo a misurare 250, mi pare, 250 grammi di zucchero. L'hai buttato? Più di lì non può andare. Siamo a 230 grammi di zucchero. Lo facciamo un po' più amaro perché chi se ne frega. Ah. Ok, quindi 3 uova. 1, 2, 3. Là. E adesso passiamo a frullare. Rachele, mi passi la frusta? Grazie. Questo qua. E spiegate anche ai vostri figli cosa state facendo. Stiamo frullando le uova. Zucchero, finiamo lo zucchero là. Ok, 130 ml di olio. Là lo aggiungete tutto, lo mettiamo tutto, vero? L'acqua. È difficilissimo fare un dolce con i piccoli, eh? Difficilissimo. Rachele, mi passi la bilancia, per favore? Grazie, molto gentile. Grazie. E aggiungete piano piano 250. Sì, adesso lo facciamo. 250 grammi di farina. Questi sono 160. Voilà. 80. E aggiungiamo anche questi. Ci aggiungiamo subito anche il lievito. Potete aggiungere la vanillina se non avete il lievito vanigliato. Noi ce l'abbiamo vanigliato. E poi il tocco di classe. Aggiungete tutto quello che avete di rimasugli, come dicevo, di cereali e roba varia per la colazione che magari vi siete stufati di tenere là. Ci mettiamo tutto e chi se ne frega. E poi vediamo come viene. Eccoci qua. Lo metti tu? Ci sta venendo qualcosa dalla consistenza alquanto strana. Comunque il cacao non credo sia il caso di aggiungerlo. Ok, visto che oggi non avevamo il burro e non ci andava né andare a comprare, vero? Rivestiremo la nostra ciotola che andrà nel forno con della carta forno. Rachele, mi passi la carta forno? Grazie. Eccola qui, vi date una piccola stropicciata in questo modo e la andate ad adagiare nella vostra ciotola in questo modo. Poi con l'aiuto, con l'ausilio. Con l'aiuto di un cucchiaio andrete ad adagiare, come si dice, il vostro composto nella ciotola. Qua. Non so se dovesse venire qualcosa di simile a questo, ma comunque ora lo andremo ad infornare e poi vedremo come andrà. Magari tu sei curioso di vedere come va? Ok, e allora lo mettiamo in forno.
Eccoci qua, allora, dopo 40 minuti circa, il nostro ciambellone, non proprio a forma di ciambella, insomma a forma quadrata, è pronto. Adesso non posso assaggiarlo perché è caldissimo, però dall'aspetto sembra buono, anche la consistenza sembra buona, e se farò altri video vuol dire che non sono stato avvelenato. Parlo piano perché Rachele è andata a dormire. Se vi è piaciuta la ricetta, scrivetemi qualche commento, fatemi sapere che ne pensate, e intanto vi saluto a tutti e al prossimo video. Ciao!